Ho scritto questo libro perché voglio capire di cosa hanno paura gli uomini. Desidero conoscere la bestia che di notte alita sulla loro nuca, pronta infine ad aprirsi un varco e a divorarli. La donna è sempre stata un mostro. La mostruosità femminile si insinua in ogni mito, dal più noto al meno conosciuto. Sirene carnivore, furie che con artigli affilati come rasoi dilaniano uomini, Linensid che incantano mortali per poi prosciugarne l'anima. Queste figure, di una bellezza letale o di una bruttezza intollerabile, subdole o traboccanti di furore animale, rappresentano tutto ciò che gli uomini trovano minaccioso nelle donne: bellezza, intelligenza, rabbia e ambizione. L'umanità è definita dagli uomini, perciò le donne che non sono uomini non sono umane. Da qui la necessità che vengano dominate dagli uomini e se le donne si ribellano a questo dominio diventano mostruose. Ma un mostro non è qualcosa da ignorare o da sottovalutare. Non ispira soltanto rabbia o disgusto. Un mostro, per definizione, suscita paura. Sotto tutto il disprezzo che gli uomini hanno riversato sulle donne nei secoli, sotto tutte le condanne per la loro alterità, c'è l'inconsapevole riconoscimento del nostro potere, un potere così grande che, secondo i loro calcoli, potrebbe porre fine al mondo. Questo è un libro oscuro, ma a volte è nell'oscurità che si vede più chiaramente. Questo è un libro violento, ma solo uno scontro spietato con la violenza può condurci a ciò che giace al di sotto di essa. La mostruosità femminile fa paura perché può davvero mettere fine al mondo, o almeno a quello in cui viviamo. Questo mondo non è l'unico possibile, né tantomeno il migliore, anzi, più tempo trascorro con i mostri, più penso che la sua distruzione sia in ritardo.